sicuramente tra le mete più ambite dei turisti del Cilento, ma anche uno dei monumenti naturali più belli e suggestivi della Campania. Entra di diritto nella classifica dei luoghi più visitati del sud Italia ed è sicuramente simbolo di Palinuro. Per il momento non vi dico di cosa stiamo parlando, ma mi accompagnate voi, andiamo a scoprirlo insieme. L'arco naturale di Palinuro si trova nei pressi della foce del fiume Mingardo. Questo corso d'acqua è il confine naturale tra i comuni di Camerota e Centola. D'estate, proprio in questo punto, è possibile noleggiare delle imbarcazioni oppure dei pedalò per visitare la costa e raggiungere facilmente le spiagge di Maria di Camerota a sinistra e quella, ad esempio, di Palinuro, famosa è quella del Buon Dormire, sulla destra. Purtroppo sono ormai anni e l'arco naturale non è più proprio sicuro. Si verificano spesso crolli, ha subito dei danni, infatti la zona è stata recintata, però presto, grazie a un finanziamento abbastanza corposo, dovrebbero partire dei lavori per la messa in sicurezza del costone. Vi mostriamo il tunnel in ferro che era stato costruito per permettere ai turisti di raggiungere la spiaggia dell'arco naturale e di godersi quel meraviglioso paesaggio che custodisce. Per chi ama andare all'avventura, questo posto nasconde un sacco di grotte e di finestre naturali che mostrano il paesaggio che affaccia direttamente sul mare blu di Palinuro. La spiaggia ha le caratteristiche tipiche dei litorali cilentani, quindi è sabbiosa con delle pietre e alle spalle un costone roccioso a strapiombo altissimo. Se d'estate la spiaggia è meta di tantissimi visitatori e turisti provenienti da ogni parte del mondo, possiamo dire che d'inverno questo privilegio è riservato agli abitanti del posto, prettamente diciamo del territorio cilentano, che si riversano qui per ammirare soprattutto un tramonto tra i più belli d'Italia. Ecco che proseguiamo il viaggio, andiamo laggiù alla scoperta di altri luoghi fantastici del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.